Questo breve video dimostra una volta per tutte che la Terra non è in movimento. Sulla teoria di Einstein della relatività voglio citare Gerald Hickson in King's the Throned, a pagina 65. Einstein disse: «Ciò che intendiamo per moto relativo in senso generale è perfettamente chiaro a tutti. Se pensiamo a un vagone che si muove lungo una strada, sappiamo che è possibile parlare del vagone a riposo e della strada in movimento, così come parlare del vagone in movimento e della strada a riposo. Questa, tuttavia, è una parte molto speciale delle idee coinvolte nel principio di relatività». Sarebbe divertente se lo leggessimo in un fumetto, ma quando è il professor Einstein che lo dice in una conferenza all'Università di Princeton, non ci si aspetta che ridano. Questa è l'unica differenza. È sciocco, ma non posso ignorare la questione di quell'osservazione. E quindi rispondo abbastanza seriamente che per me è impossibile parlare solo della strada che si muove mentre il vagone rimane fermo, e crederci, solo se butto via tutta l'esperienza di una vita e non sono più in grado di comprendere le prove dei miei sensi. È una follia. Un genere di autoinganno come questo non è un ragionamento, è la negazione della ragione, ovvero la facoltà di trarre conclusioni corrette dalle cose osservate, giudicate dalla luce dell'esperienza. È indegno della nostra intelligenza e uno spreco del nostro più grande dono. Questa introduzione serve molto bene per illustrare il tipo di illusione che sta alla base della relatività.